Ciao, sono Erika, sono insegnante di Pilates e la mia missione è aiutare tutte le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi in soli 20 minuti al giorno dal salotto di casa, con l'obiettivo di tonificare il corpo, migliorare la forma fisica con consapevolezza. Il risultato? Forza, energia e relax fisico e mentale. Questa è la seconda giornata della sfida di Pilates Ab Challenge, 10 minuti al giorno per 7 giorni di fila per abbattere la pigrizia data dalla quarantena. Oggi ci concentriamo sugli addominali bassi, quindi srotola il tappetino e buon allenamento! Sdraiata a terra, piedi paralleli tra di loro, ben piantati a terra e ginocchia stabili. Le braccia sono lungo il corpo. Fai una profonda ispirazione, gonfiando bene la cassa toracica in tutte le direzioni. Ed espirando, comincia ad arrotondare il bacino, premendo forte i piedi nel materassino, alluci compresi. Srotola una vertebra alla volta fino alla punta delle scapole, ricreando una linea diagonale con il tuo corpo. Inspira per riappiccicare una vertebra alla volta a terra fino all'osso sacro e a ritornare poi in posizione naturale. Di nuovo espirando, attiva il perineo, risucchia l'ombelico, arrotondando il bacino, sali verso l'alto, ricrea la tua linea diagonale senza andare in iperestensione e srotola. Di nuovo espira su. Scendi inspirando. Espira per salire. Inspira per scendere. E quando hai terminato quest'ultimo, stacca le gambe a tavolino con le punte tirate. Cerca di mantenere piedi e ginocchia alla larghezza delle creste iliache e le tue ginocchia allineate sopra il tuo bacino e non oltre. Da qui vai ad eseguire single leg stretch. Stendi lontano una gamba e scambia. Espira, espira, inspira, inspira. Fai sempre attenzione che le tue ginocchia creino più o meno un angolo di 90 gradi. Quindi niente piedi pesanti, piedi molli, niente al caso. Tutto deve essere sotto controllo, fluido e preciso, seguendo i sei principi del Pilates. Ancora per 3, 2, 1, abbraccia le ginocchia e poi apri le braccia all'altezza delle spalle, appoggia il piede sinistro a terra, distendi la gamba destra verso il soffitto con la punta del piede tirato, fai una piccola extra rotazione. Inizia ad eseguire one leg circle, fai una circonduzione della gamba, espirando, inspirando, ritorni con la gamba a squadra. Fai attenzione che il ginocchio sinistro sia ben stabile, quindi il bacino super ancorato a terra. Non lasciare che cada, altrimenti rischi di farti male e soprattutto non lavorano al meglio i tuoi muscoli. Espira, ruota, inspira, arriva, espira e cambia la direzione. Cerchio e controllo all'arrivo. Cado, controllo all'arrivo. Cado, arrivo. Cado, arrivo. L'ultimo. Abbraccia il ginocchio destro al petto e cambia piede. Destra a terra, sinistra verso il cielo. Piccola extra rotazione. E si ricomincia. Espirando ruoti e arrivi. Cambia la direzione. E l'ultimo. Abbraccia il ginocchio. Riposiziona le tue gambe a tavolino.
e inizia a fare, le braccia sono lungo il corpo, inizia a farti delle sforbiciate a gambe piegate mantenendo l'angolo di 90 gradi dietro le ginocchia, o per la versione più avanzata, busto sollevato, gambe distese verso il cielo e tira una gamba verso di te e poi l'altra, sempre cercando di concentrare la forza nell'addome e non nelle spalle che si chiudono, altrimenti vai a forzare il tratto cervicale. E non vogliamo questo. Un ultimo respiro. E poi abbraccia le ginocchia al petto. Inspirando, braccia lungo il corpo, distendi nuovamente le gambe verso il cielo. Tieni l'interno coscia attivo, i malleoli appiccicati come se avessi un foglietto da tenere tra i talloni. E vai ad eseguire il rollover, portando le gambe parallele al pavimento. Stacca prima l'osso sacro, arrotonda la colonna vertebrale. Sentirai che tutti i muscoli della schiena si allungano, bellissimo. Srotola poi con controllo la schiena, cercando di non staccare polsi, spalle e testa dal pavimento. E da qui, se te la senti, abbassi le gambe fin dove hai il massimo controllo del corpo. Inspira, ricomincia. Espira, arrotonda. Se senti che fai fatica a staccare le gambe distese, porta semplicemente le ginocchia al petto, staccando l'osso sacro da terra, e poi riporta le gambe a tavolino. Inspira quando arrivi, srotolati espirando. Inspira squadra, roll over. Inspira, srotola. E terminato quest'ultimo, abbraccia le ginocchia. Ora apri le braccia all'altezza delle spalle, ginocchia a tavolino, gambe appiccicatissime tra di loro, mantenendo le scapole super ancorate a terra, inclini le gambe da un lato con le ginocchia sempre unite e distendi lontano i piedi come se volessi allontanarli sempre di più dal bacino. Inspirando, ripiega le tue ginocchia a 90 gradi e rulla in centro. Inclinati dall'altra parte. Allunga lontano, lontano i piedi, in opposizione al bacino, poi gambe a 90 gradi, centro, e ancora, vai, lontano, piega, e centro, l'ultimo, vai, lontanissimo, ripieghi, centro, mani dietro le cosce, sulla testa, dondola per andare a sederti sull'osso sacro in equilibrio senza appiccicare i piedi, perché andremo a fare rolling like a ball. Inspirando, arrotonda la schiena, dondola fino alle scapole ed espirando ritorna in equilibrio sull'osso sacro. Mai appoggiare i piedi. Inspira, attenzione a non slanciarti dalla testa. Inspira, espira. Per una versione un pochino più avanzata è molto carino unire i palmi delle mani e tenerli giunti vicino al petto. Il segreto è sempre far partire tutto dall'arrotondamento del bacino, altrimenti scendi a schiena piatta e ti fai male. L'ultima volta. E poi appoggia i piedi, rilassa il busto sulle cosce per un respiro. E srotolati dal basso verso l'alto, crescendo. Ultimo esercizio di questa serie. Allora, ti inclini indietro, il peso va più o meno oltre l'osso sacro, tieni le braccia parallele tra di loro, i palmi si guardano, stacchi una gamba alla volta a tavolino, pensando che non devi forzare gli inguini ma devi tirare su dall'addome, in questo modo, stacco, stacco, alzo le braccia, scendo, scendo, appoggio, appoggio, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro,
Espiro un'ultima volta. Mani dietro alle nostre cosce, cresciamo. Piccola pausa. E srotoliamo la schiena. E abbiamo terminato anche questo allenamento della nostra challenge. Io come sempre ti invito a iscriverti al mio canale se i miei contenuti ti piacciono e li trovi interessanti. E se ti va, lascia un commento sotto al video per raccontarmi com'è andata. Ci vediamo, grazie.